Presidente D'Alfonso, 210 milioni di euro dalla cabina di regia, fondi FSC, del Palazzo Chigi, un importante risultato, un lavoro però nel quale lei chiama in causa anche i parlamentari abruzzesi. Ma io so che i parlamentari abruzzesi non saranno contrari, non sarebbero stati contrari e so che nel futuro mi aiuteranno rispetto a questi risultati. Allo Stato devo ringraziare Palazzo Chigi, il MIT, devo ringraziare il ministro Lotti, il ministro Graziano Del Rio, devo ringraziare Paolo Gentiloni e Matteo Renzi e Stefano Bonaccini che hanno voluto che io entrassi in rappresentanza delle regioni italiane all'interno della cabina di regia che amministra i fondi FSC. Fondi che abbiamo fatto in modo attraverso le nostre discussioni, tutte video registrate. Voi sapete che io ho imparato a difendere e a leggere anche il linguaggio delle accuse nelle aule dove sono stato trascinato e ho imparato che la videoregistrazione ha una potenza dispiegatrice. Abbiamo spiegato come in Abruzzo è fondamentale, per esempio, fare in modo che si completi l'infrastrutturazione ferroviaria tra Sulmona, L'Aquila e Rieti, circa la elettrificazione e la velocizzazione. È un'altra maniera per avvicinare la miniera relazionale di Roma all'Abruzzo attraverso L'Aquila, passando per Rieti, per le persone e le merci. Ma abbiamo fatto un vero e proprio miracolo per quanto riguarda questa sì, un'idea di nuova Pescara che funziona, che non è costruita sui guerrieri, sul numero degli abitanti, ma sulle infrastrutture, sulla velocità e sui trasporti. Si raddoppia la Pescara Chieti-Manoppello con un numero incredibile ma necessario di risorse non gravanti sulla fiscalità dei cittadini abruzzesi o sul bilancio della Regione Abruzzo, 111 milioni di euro. Questo investimento consentirà a quella specie di violenza della pubblica amministrazione che ha partorito l'interporto in ragione di un contratto sbagliato, di una convenzione sbagliata che mai io avrei concepito e firmato negli anni lontani nei quali è nata quella convenzione. Questo tipo di infrastruttura che noi abbiamo fatto finanziare e che di qui a 4 mesi verrà contrattualizzata consentirà anche all'Interporto di avere una dignità, perché oggi è un'opera senza dignità, perché manca l'aggancio, la connessione ferroviaria, andrebbero culturalmente fucilati coloro i quali hanno concepito quell'opera, culturalmente fucilati. Così come voglio ringraziare il MIT che ha risposto ad una nostra sollecitazione per fare in modo che la viabilità minore che va all'ANAS conosca una contribuzione finanziaria non gravante sul bilancio della regione o delle province, ma sul bilancio dello Stato. Nel totale 210 milioni di euro per le infrastrutture ferrate e della gomma a favore non solo degli abruzzesi, perché prima mi veniva chiesto se sono opere queste solo al servizio degli abruzzesi, assolutamente no. Chiunque viene in Abruzzo e spero che queste opere aumenti a dismisura il numero anche degli abruzzesi quotidiani, cioè quelli che ci vengono per un giorno e poi tornano a seguire tante altre volte per arricchire il PIL dell'Abruzzo.